Problema di Catun, che in questa lobby ci sarà un Milaus gigantesco. Io non disdegno questo chioretto ai coccolosi. Ehi! Sì, sono spuntato a caso nel video. Ma ti sei iscritto al canale? Vai, fallo, adesso. A me piace. Non credo sia pessimo. Questi piccoletti non vedono l'ora di ammirarti in azione. Vediamo cosa piglia. Ha detto che non ho trovato il Elemental. Lui vuole fare ottavo. Vabbè, non è che con Catun. Johnny. Vabbè, tanto prendo sempre questo. Qua potrei già mettere la gemma qua, credo. Non ha molto senso perché tanto vinco, quindi aspettiamo. Niente Milaus. Niente Milaus. Stiano. Cioè Stiano è abbastanza. Ci può stare. Ciao Trunks. Servitori sono potenti come la fiamma di. Lei invece ha trovato token, eh? Ah no, non ha trovato token, ha trovato una cavolata. Lui, lei ha trovato il pirata 2-1. Tu non te puoi vendere amalgama. Anche vendere amalgama è un'opzione. Con tutti e tre i token in lobby preferisci Zanuncino o Milaus? Situazione si sta forse scattando. Zanuncino è più solido. Hai reso quel servitore molto felice. Sarebbe tutto se fai zare. Quella 1-2 non è male. Alla fine. La posso accettare? Non è male sto start, eh? Al massimo prendi Ghoul. Perché scomba con lui. Speriamo Il tuo piano sta di no. funzionando. Spererei vivamente di no. Vediamo se muore Amalgamuccio. Non muore Amalgamuccio. Servitori sono potenti come la fiamma di un drago. A parte che ho più pezzi lui, quindi potrei prendere lui e freezare lui. Tu non mettercele tutte le gemme lì? Se una qua si può mettere. Due, due Stare là è in proprio cima triste. attira molte attenzioni. Stai allerta. Mamma, che fate il ghoul. Fortissimo, eh? Notevolissimo il ghoul, notevolissimo. Sinergizza con frenesia, certo. Non è che qua le cose le facciamo a caso, eh. Non sei più quello di una volta, adesso non prendi più pirata per venderlo e prendere cinghiale. Là in cima attira molte E attenzioni, come vedi. avrei dovuto farlo, va detto, avrei dovuto farlo. Avrei dovuto farlo. Lo ammetto, chiedo scusa.
È stata una mia mancanza. Qui c'è l'SDD. Che forte. Non l'ha fatto Golden però, eh. Sapete che ci poteva stare a fare Golden l'SDD in quel blow spot? Questa vittoria richiede dei festeggiamenti. Non livello, direi. Lui te venda 5, ha triplato al 6. Non dovrebbe avere niente in campo. Questi sono buoni pezzi, perché io devo livellare? Venduto! Ora assicurati di spendere quell'oro. Se lasciassi lì di Leviabot? È una cagata. Prima posizione. Sei un criminale. E infatti non l'ho fatto. Non lo vedete Omega Buster T6. È intrigante, vero? È tutto fortunato. Non è male, vero Omega Buster T6? Questa vittoria richiede dei festeggiamenti. That's a triple. La faccio subito, c'è Enforce, Abian, Agam. Un sacco di di cose buone. Omega Buster. Una su tre. Cosa mai potrebbe andare storto? Io ho visto la vera fine dei tempi. Meglio di niente. Il vostro ottimismo è contagioso. Tony Gold dava l'amalgamello, è vero. Tony Gold dava l'amalgamello. Sì, si è voluto un palumpa. C'ha il Liga T7, ma soprattutto ha beccato il pareggio. Lui non è fortissimo, eh. Che cosa stai pianificando? Sarebbe lui. E lui. Cioè, loro due li devo prendere. Una bella aggiunta per la tua squadra. Lo prendo l'intossicatore. Oh no, oh we all. Poteva qualcosa di meglio. Prendo le gemme. Venduto! Ora assicurati di spendere quell'oro. Più rumore fanno quando cadono!
Mi servono. Mi serve l'ingrassatore. Mi serve lo scuotiterra. Tante cose. Che non abbiamo trovato. Qui ha Golden. Golden Fastidioton e non la. Soprattutto c'ha il pollice verde. Anche meme. Aveva paura che non funzionasse la tripla. No, vabbè, vabbè, spero che, insomma. Siamo a un elo, per cui questa non sia una preoccupazione. Lui aveva, oh mio Dio, aveva devastato 4 turni fa. Ma perché io incontro ogni 3 turni il tipo che è broken? Via lui o via l'amalgamino? Una bella aggiunta per la tua squadra. Stare là in cima attira molte attenzioni. Con ghoul, questo c'ha ghoul. Capite? E ha due devastatori a T9. Forse era meglio taunt su quello taunt, cioè minaccia su quello tauntato. Il morto, please. Grazie. Porca vacca, tutto bello. Lui va preso. Lui onestamente, ho già lui, non è che mi cambi così tanto. Eviterei Bjornsweden. Non è detto, è meglio di quello lì. Quel servitore sarà perfetto per la tua armata. È ora di reclutare qualche nuovo servitore. Sei pronto a dominare i cieli? Io la butto lì, hai venduto l'amalgamello, sarai il prossimo a cadere. Ma no, dai. Veloce comunque. Loro non fanno neanche laggare il gioco. È piacevole. Esperienza di gioco perfetta. E allora adesso li devo togliere gli spezzagemme. Questa vittoria richiede dei. O lo triplo o niente. Reclutare qualche nuovo servitore.
molto inutile. Solo se ti ho... che cosa è meglio? Madonna, si poteva anche trovare qualcosa, eh? Io però onestamente ho qui per altre 6 ore di passione a mercenari, hashtag deludendo. Invece. Guardate, lui ha trovato cosa? Non ha zeddati ai timing lì. Ok. Madonna che lag, ma che è? Tra 18-11! Tacco di merda! Tacca a destra tu. Forse è meglio lì. Il problema è il solito magherello merda che può fare il bello e il cattivo tempo. Quanto lagga? Sono le gemme. Lui è me ma più bello. Lui è me con una build. Ora incontrerò di nuovo lei e via. E mi ha eliminato. GG. In un altro lei da sola. Stava il titolo. Creep è un piangino. Mi sento brilla. Freerunners. Ecco il tuo oro. Belle, mamma mia. Molto, 100%. Il tuo piano sta funzionando. Questa lobby qua ho incontrato Maiev a turno 6 che aveva Devastator, a turno 9 e a turno 12. Esattamente ogni 3 fight, ogni 4 fight. Questo è un grande attacco. Mettete a caso. Abbiamo un po' di culo, vero? Il culo finale deve esserti a dare quello lì. Non che non può accadere. Buono. Ok. Si sta scaldando là fuori. Tenta un tank ringhiassatore e via. O il baby a bot stesso.
o nulla. No, nulla non ha senso. Mi sento brilla. Sistema difensivo attivato. È molto bello come in questa vita io le gemme le abbia messa sempre a cazzo di cane. Continua così. Perfetto. Ottimo, ottimo. Ma qualcuno muore? Top 4 e basta, porca vacca. La situazione si sta scaldando là fuori. Hai reso quel servitore molto felice. Ottimo scambio. Ecco il tuo oro. Grosso servitore in arrivo. Tra lavoro, pannolini da cambiare e un nuovo PC da assemblare non riesco più a seguirla come un tempo. Colgo l'occasione per augurarle una buona sorte nella nuova dimora minore di 3. Grazie, Pati, minore di 3. Grazie. So che lui è a Cleave, quindi devo un attimo. Non lo mette mai prima a Cleave, credo. Sei in vantaggio. Continua così. Cento per cento per noi. Opinione onesta sui mercenari, che è un gioco che ci sta, ma in streaming non funziona. Non può funzionare in streaming. Top 2, Conte o chi? Ancora Maiev. E cosa ne pensi di Lucca, nuova stella del Pisa? È passato colpo basso. No, non Conte Maiev, attenzione. Lui non l'ho mai incontrato. Potrei prendere lui al posto di Spezzagemme. Perché ovviamente Spezzagemme ha fatto il suo adesso. Potrei anche spostare tante gemme su Acimolla, però non è che tanto. Ad Acimolla gli possiamo mettere scudo. Non è che faccia tanto Pumba, vabbè, da più 8 più 8, insomma.
Sei in vantaggio. Continua. La gulla è postaci. Io. Wow. Vittoria completa, eh. Mamma, che comeback questa. Oh, mamma mia. Ah, che fatiche.